Salve a tutti e grazie di essere qui con me. Oggi incominciamo con le anticipazioni di Terra Amara, che da lunedì 14 tornerà su Canale 5 e andrà in onda dalle 14:10 in poi, prendendo il posto di Una vita. E dunque vediamo insieme cosa succederà dal 14 al 19 novembre. La puntata si apre con un durissimo scontro. Nella sua camera da letto, Zuleya affronta Gulten. La donna è furiosa con la cameriera perché, ai tempi, non fece arrivare a Yılmaz, che si trovava in carcere, le lettere che aveva scritto per lui. Per Zuleya, quella di Gulten è stata una grossa mancanza di rispetto, che sicuramente, anche in onore della loro amicizia, lei non meritava. Gulten prova a scusarsi, dicendole che se non ha fatto ciò è stato esclusivamente per il suo bene. Per Zuleya però non ci sono storie. È convinta che Gulten non abbia fatto arrivare le lettere a Yılmaz solo perché si era innamorata di lui. La donna dice alla cameriera che se Yılmaz ora la odia è solo per colpa sua e in più sottolinea di star vivendo un inferno. Yılmaz intanto ha deciso di partire per Istanbul. L'uomo lo comunica a suo padre, che accoglie bene la notizia e gli augura tanta fortuna. Zuleya, intanto, decide di mettere alla prova l'intera famiglia Yaman. Una sera si reca da Sermi e le dice che ha deciso di scappare via con Adnan. Partirà la mattina successiva e si recherà ad Istanbul. Zuleya chiede a Sermin di mantenere il segreto. Il giorno seguente, la donna prende suo figlio e con una valigia sale in macchina per partire. Sermin la vede e subito telefona a Demir, dicendogli che sua moglie è scappata. Insieme ad un car, allarmatissimo, Demir va a cercare Zuleya all'aeroporto, ma non la trova. I due poi tornano a casa ed è lì che ricevono una grossa sorpresa, perché telefona Nihal, una grande amica di famiglia, e gli dice che Zuleya e il bambino sono da lei e che li stanno aspettando per cenare tutti insieme. Un car attacca Sermir, dandole della bugiarda. A fine serata, e dopo essere tornati a casa al termine della cena, Zuleya dice a suo marito che deve fidarsi di lei, perché mai e poi mai scapperebbe. Demir le crede e le chiede perdono. L'indomani Demir ha una nuova gatta da pelare. Una contadina infatti si fa male mentre lavora nei campi e lui e Sabahattin corrono a soccorrerla e la portano in ospedale. Nel frattempo, Yılmaz torna dalla città e raggiunge suo padre. Gli affari sono andati molto bene. Un car ha organizzato un'asta di beneficenza. Il primo pezzo che viene presentato è un cuscino ricamato da Zuleya. Demir fa una grossa offerta per comprarlo, affinché sua moglie possa tenersi il lavoro fatto. Ma a sorpresa arriva Yılmaz e ne fa una ancora più grande, che batte tutti e si aggiudica il cuscino. Zuleya resta a bocca aperta, Demir invece quasi sconvolto, come sua madre. Dopo l'asta, Demir torna a casa furioso più che mai e discute pesantemente con sua madre. È arrabbiato perché Yılmaz si è aggiudicato il cuscino ricamato da Zuleya e in più non vuole che Unkar abbia ancora contatti con Ali Fekeli, l'assassino di suo padre. Successivamente Yaman ne parla anche con sua moglie, la quale gli consiglia di non fare il gioco di Yılmaz perché vuole solo distruggere la loro pace. Più tardi, in piena notte, Unkar incontra Fekeli in giardino. L'uomo le fa capire che non è stato lui ad uccidere suo marito e che a riguardo c'è ancora una grossa verità da scoprire. Unkar prega Fekeli di dirgli qualcosa, ma lui non l'accontenta e va via. Quando torna a casa, la donna discute nuovamente con suo figlio, il quale promette che se lei non smetterà di vedere Fekeli, lui ucciderà Yılmaz.
Nascosta in un angolo, Zuleia sente tutto. Il mattino seguente, il Mas mette di nuovo alla prova la pazienza di Demir. L'uomo fa arrivare a casa Yaman un pacco contenente il cuscino con il ricamo di Zuleila, che la sera prima si è aggiudicato all'asta. Furioso, Demir gli dà fuoco e va a gettarlo nel laghetto vicino alla sua dimora. Zuleia, poi, racconta tutto a Sabatin. Un carro e suo figlio escogitano un piano per mettere fuori gioco Ghafur. I due gli tendono una trappola e in seguito Demir comunica ai suoi lavoratori che Ghafur non sarà più il loro capo. Ora le sue mansioni vengono assegnate ad un altro uomo. Ciò manda Ghafur nel pallone. L'uomo non capisce come mai gli siano successe tutte queste cose così negative e in più a fargli pesare quanto accaduto ci pensa anche sua moglie, che si sente derisa da tutte le sue colleghe. Adnan ha un po' di febbre. Zuleia e Demir sono preoccupatissimi e nonostante Onkar gli consigli di stare tranquilli, i due portano il bambino in ospedale. Lì fanno la conoscenza di Mujan, la nuova giovane dottoressa di Adana, la quale li tranquillizza subito. La febbre di Adnan non ha chissà quale importanza e presto andrà via. Il piccolo si riprenderà totalmente in men che non si dica. Demir ringrazia con gentilezza la dottoressa, così tanto da scatenare quasi in Zuleia un po' di gelosia. In clinica poi arriva il Mas, che vede sia Zuleila con Demir e Adnan e poi fa la conoscenza di Mujan. Tra i due c'è subito una palese attrazione. Demir e Zuleia, durante uno dei deliri della loro nonna, scoprono che Onkar probabilmente in gioventù era legata sentimentalmente ad Ali Fekeli. La donna tenta di sgonfiare ed insabbiare tutto, ma poco riesce a fare. Ormai nei due coniugi Yaman si è installato un bel dubbio. Nel frattempo la dottoressa Mujan riceve un pacchetto nel quale c'è un foulard regalatole da il Mas. Il giovane con questo dono vuole mostrare a Mujan la sua gratitudine per il grande lavoro che sta svolgendo per i suoi lavoratori e per il popolo di Adana. Zuleia torna a parlare con Sermin, alla quale confida che se non è più scappata ad Istanbul è perché aveva tantissima paura. Sermin, come ormai si è capito, fa la parte della grande amica, della grande confidente, ma in realtà fa tutt'altro. Predica bene e razzola male. E sì, perché appena può va da Onkar e le riporta tutto quello che Zuleia le ha rivelato. Onkar suggerisce a sua nipote di entrare sempre più in sintonia con sua nuora affinché questa si fidi totalmente di lei e le racconti ogni cosa. Un pomeriggio Zuleia va in paese ed incontra sempre Sermin in compagnia di un'altra donna. Le tre vanno in un bar per prendere qualcosa, ma lì Zuleia vede il Mas in compagnia di Mujan. La ragazza scoppia di gelosia e senza dare troppe spiegazioni molla le due donne, va via e torna a casa. Una volta arrivata dal suo bambino, lo stringe a sé e scoppia a piangere. Teme di aver perso per sempre il Mas. Intanto Ghafur escogita un piano per riprendersi il posto di lavoro che ha perso e trae in inganno proprio Onkar. Demir decide di colpire in pieno il Mas e Fekeli. E una notte, facendosi aiutare dai suoi uomini, fa sì che la loro intera produzione di cotone venga distrutta. L'indomani mattina, quindi, i due trovano una spiacevole sorpresa. Il Mas pensa subito di andare a trovare Demir per un faccia a faccia con lui, ma Ali lo ferma e gli consiglia di agire con calma. Il giovane così, insieme ai suoi operai, cerca di salvare il salvabile tra il cotone distrutto. Un lavoro questo assai lungo, che però pare portare a poche cose buone.
In paese si viene a sapere quello che è successo e per tanti abitanti è stato proprio Demir a colpire la fabbrica di cotone. Lui però fa finta di nulla. Unkar riceve una chiamata importante. Un uomo che fa parte del passato della sua famiglia sta per morire e vuole vederla. Unkar va da lui e capisce che questo vuole parlarle dell'uccisione di Adnan, ma purtroppo la morte prende il sopravvento e l'uomo non riesce a dirle proprio nulla, se non qualche parolina. Nella donna resta così un grandissimo dubbio.